Quale posto migliore della Romania per provare la Dacia Duster, la SUV della casa romena, best seller in Italia, che giunta alla sua terza generazione si rinnova parecchio pur rimanendo fedele a se stessa? Ci troviamo su una delle strade più belle del mondo, la Transfăgărășan, perdono gli amici rumeni per la pronuncia, che si trova a nord di Bucarest ed è famosissima per i suoi paesaggi, veramente una strada battuta da tutti gli appassionati della guida. E noi siamo qua con la nuova Duster, dopo aver fatto anche un po' di sterrato, e ora ci dirigiamo verso l'alto su una strada che ha veramente dei panorami incredibili. La nuova Duster mantiene la stessa lunghezza della versione precedente, lunga 4,34 m, ma grazie al nuovo pianale CMFB riesce a ricavare molto più spazio all'interno, sia per chi siede dietro che ha 3 cm in più per lo spazio, ma anche in larghezza per chi siede davanti. Il bagagliaio diventa molto più capiente, 517 litri, che è un volume notevole per un'auto di queste dimensioni, che cala però a 445 circa per la versione full hybrid. Noi in questo momento stiamo guidando la versione 1300 TCE turbo benzina da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, che comunque ha un consumo dichiarato di circa 17 km con un litro, con la trazione anteriore. Volendo c'è anche la versione 4x4, o in alternativa c'è anche la versione sempre a trazione anteriore GPL da 100 cavalli. La full hybrid invece ha 140 cavalli di potenza. La versione mild hybrid ha un motorino da 48 volt e una batteria da 0,8 kWh che aiuta il motore termico soprattutto nelle fasi di partenza e riesce a ridurre sensibilmente i consumi. È un ottimo motore perché è tanto elastico, si riesce a girare con un filo di gas in quarta e in quinta, ma ha anche un bello spunto perché dai 3.000 ai 4.000 giri ha una spinta bella corposa. La guidabilità è migliorata tanto della Duster perché questo nuovo pianale rende la guida molto più precisa, anche lo sterzo è un comando sì leggero ma ben più diretto rispetto al passato. Ecco, tutta l'auto si è modernizzata tanto, sia a livello tattile sia a livello di guida, ma poi anche negli interni, dove una volta era veramente spartano, era veramente un po' basic, che era anche parte del suo fascino, ora rimane sì solida e concreta con queste plastiche dure, ma è un po' più un finto spartano perché si nota una ricercatezza maggiore nel design degli interni, ci sono molti più dettagli interessanti, molto meglio rifinita, abbiamo qua i tastini a pianoforte, un sistema multimediale di ultima generazione, ovvero 10 pollici per il sistema multimediale, 7 pollici per la strumentazione digitale, e questo sistema multimediale qui ha uno store integrato dove si possono scaricare delle applicazioni senza l'utilizzo di Apple CarPlay e Android Auto, che comunque rimangono anche wireless. Troviamo poi due prese USB-C, il caricatore wireless per il telefono, tutti gli ADAS del caso che possiamo desiderare, ormai li conosciamo benissimo, frenata automatica d'emergenza, il sistema di controllo del mantenimento della corsia, cruise adattivo e una serie di accessori che rendono molto sfiziosa la Duster. Faccio un esempio, il pack sleep che vi permette di mettere un letto al posteriore per gli amanti del campeggio, tutti questi accessori come il portatelefono, il portatorcia, dei ganci aggiuntivi, insomma anche degli accessori per chi ama l'avventura fuori porta. Come si guida questa Duster? Beh, si guida veramente con la punta delle dita perché la frizione è leggerissima, lo sterzo è leggero, il cambio si manovra sempre bene, insomma è un'auto rilassante anche in città. L'assetto rimane sul rigidino, nonostante questo però anche la versione a trazione anteriore se la cava bene anche nello sterrato e sul fango, perché comunque c'è un'altezza da terra misurata dagli assi di 217 mm, degli angoli d'attacco interessanti soprattutto per la versione 4x4, quindi rimane sì un'auto principalmente stradale ma che se la cava anche fuori. Arriviamo ai prezzi. Si parte da 19,7 per la versione Eco GPL, mentre con la motorizzazione MTCE si parte da 22.900 euro. Diventano 24,4 nella versione Extreme e Journey, che hanno lo stesso prezzo, 25,4 per la 4x4 Expression, infine la Hybrid 140 cavalli, che è la top di gamma, costa 27.900 euro.